Ciao a tutti ragazzi, allora questo è un video di review per quanto riguarda i blush. Volevo mostrarvi questi due blush, non sono tutti i blush che ho, ma ho voluto unire questi due perché sono leggermente simili anche se molto molto diversi, ma comunque sia sono quelli leggermente satinati e molto belli, quindi per questo volevo consigliarvi. Allora, inizio subito con il blush Carrize della L'Oréal Paris. Ragazzi, mi ci sono trovata veramente bene, me lo regalò mia madre. È il numero 105 Siena Autumn Rose. È veramente bello, non so se ci sia ancora, ma credo di sì. Io ho usato per un anno solo questo blush e è veramente ottimo in un'occasione. Allora, si apre in questo modo. Ha qui lo specchietto in questa parte qui che ora coprirò e ha questo colore qui. È bellissimo. Guardate, sembra rosa, ma in realtà qui ho già fatto il colore perché stavo facendo il video prima, lo ricalco un po'. Da questo colore bellissimo le nostre guance o zigomi, guardate che effetto. È veramente un fard che dà appunto sensualità, quindi veramente è bellissimo. Io lo utilizzo quando appunto voglio fare notare un po' di più di zigomi e è stupendo. Veramente ha un colore bellissimo, è leggermente satinato, ma come vedete, insomma, ma è stupendo. Io credo che se ogni ragazza debba avere un blush, debba avere questo. E il prezzo non me lo ricordo perché appunto me lo regalò la mamma. Ne prese uno per lei e uno per me. Ma è stupendo. A parte che mia madre quando regala i trucchi ci azzecca sempre e mi regala delle cose bellissime perché io ho imparato da lei, diciamo, a truccarmi. Guardavo lei incantata quando ero piccola che si truccava, quindi anche lei è patita. Però questo veramente lo consiglio, è bellissimo, è veramente bello. Se potete provare il test, non lo so ragazzi, credo che vi innamorerete, ma sulle guance è veramente veramente bello. Ok, quindi questo è il primo blush. Il secondo è questo qui della Lancaster. Si presenta così, Lancaster. Allora, è il numero 102 Carmine Breeze. Allora, si apre in questo modo. Qui c'è lo specchietto praticamente in mezzo e il colore è questo. È più rosato. È satinato. C'è il pennellino e il colore è questo qui. È faccio un attimo vedere in confronto a questo. È molto molto più rosato e anche più satinato, ma rimane comunque sia sul rosa, appunto, è molto molto delicato, quindi questo dà un po' sul rosso. Forse qui notate di più, aspettate, la differenza, vedete, questo è più sul rosa, questo è più sul rosso. Vedete, rosa e rosso, vedete, c'è la differenza. Io lo amo molto questo qui. Questo invece è un po' più rosato e più satinato. Adesso li calco un po' per fare. Ecco, questo è quello della L'Oréal e questo è quello rosato. Ma questo è veramente bello. Non so se rende in telecamera, credo di no, ragazzi, veramente. I colori sono questi. Infatti, noterete la differenza. Questo è sul rosa e questo diciamo è sulla terra di Siena, arancione scuro. E questo sia, comunque sia, questo non è fucsia ma è un rosa e ho detto che è più satinato. Allora vi faccio un attimo vedere con le dita per farvi notare il colore.
Come notate, questo è della L'Oreal, questo è molto più satinato, illuminato, e questo invece è un po' più serioso, ma bellissimo, come ho detto, è molto molto bello. Quindi questi appunto sono i due blush. Ragazze, io non mi ricordo, forse qui si nota. Ah, ho trovato il modo. Allora, questo è quello rosa della Lancaster. Vedete, è molto più satinato, illuminato. Comunque, sì, il sole gliene va. Già è tardino, sono quasi le 6. E questo è color terra di Siena. È bellissimo questo della L'Oreal, ragazzi, veramente, provatelo. Io non so, però io mi ci sono trovata veramente, veramente bene. È molto bello sulle guance, molto più di quanto si provi addosso. Dà un effetto veramente fantastico questo blush. E comunque sia, anche questo è molto molto carino, ma tende appunto sul rosato della nostra pelle. Sicuramente può risultare anche più naturale, ma credetemi che questo è veramente, veramente bello. Dà un effetto appunto di ombre, stupendo, bellissimo. Allora ragazze, questi sono i blush che vi ho consigliato. Io spero che vi sia utile questa review e nulla, ci tenevo a farveli vedere. Faccio un attimo vedere i pennellini che io utilizzo comunque sia. Questo è l'ungolato e questo invece è più così, però io mi ci trovo molto bene, devo dire. Adoro questo colore. Lo metto un po'. È veramente, veramente bello. Io ve lo consiglio, ma vi consiglio anche questo perché appunto è molto più luminoso e satinato. Magari se volete essere meno appariscenti, quindi nulla, vi consiglio questo, ragazzo, andate a provare il test, è bellissimo se ancora c'è, e nulla, io vi mando un bacio grande e vi saluto a tutte, ho tanti prodotti da farvi vedere, da consigliarvi, e spero che seguiate i video. Volevo solamente dirvi una cosa, io non so se, ragazzi, questi video vi piacciono, quindi vi chiedo un favore, magari di commentare i video, di dirmi un attimo cosa pensate. Se volete farmi delle richieste, sono ben pronta appunto di accettarle. Se vi interessa che parlo di altre cose, fatemelo sapere, perché così non riesco a capire molto bene. Perché i commenti non sono molti e non capisco se i video vi interessano o no. Quindi, se voi collaborate, possiamo fare appunto dei video interessanti che possono interessare a tutte, magari su un tipo di trucco, chi ha gli occhi piccoli, non lo so, per chi ha capelli biondi, non lo so, fatemi sapere un attimino voi, così capisco che i video vi interessano, perché comunque sia fa piacere. Altrimenti non so che strada prendere. Comunque sia, vi mando un bacione a tutte, vi ringrazio, ringrazio le iscrizioni e un bacione a tutte e passate delle bellissime giornate, ragazzi. Ciao a tutte!